Bitonci, mi risponda però con un sì o con un no. Quindi il sovranismo è morto, siamo tutti d'accordo? Ma l'interesse nazionale non è morto, questa è la realtà, cioè nel senso che quando si va in Europa e si battono i pugni sul tavolo e si dice che alcune cose non vanno bene, non vuol dire essere anti-europeisti, cioè questo mi pare che sia estremamente chiaro. Chi può essere d'accordo su alcune scelte negative? Cioè la gestione, per esempio, dell'immigrazione a livello europeo, cioè ditelo voi, è stata gestita bene oppure è stata gestita male da parte dell'Europa? Penso anche male, però, quindi io penso che alcuni temi si può essere europeisti dicendo però che alcune cose non vanno bene. Ha messo in mezzo l'immigrazione, quello ti comincia a agitare, già lo vedo. Mi agita, sono eccitato da Bitonci che è europeo, sono eccitato e positivamente stupito, perché guarda, Matteo Salvini qualche tempo fa diceva, me lo sono annotato, Draghi, mi dispiace che ci sia un italiano complice di una Unione Europea che vuole massacrare gli italiani, non sono tre banchieri, tre massoni a tenere in ostaggio gli italiani. Questo qualche tempo fa, 10 giorni fa, a di martedì, da Floris, Draghi con Cottarelli diceva, Salvini con Cottarelli diceva, io i soldi del recovery voglio soltanto i grants, cioè quelli a titolo, quelli che non devono essere rimborsati, gli altri non li voglio. Cottarelli gli ha fatto notare che stava dicendo una follia. Fai, e dopo nel giro di qualche settimana Parenzo, tu che sei un esperto, i conti li faremo alla fine, cioè li facciamo alla fine. Ti sto dicendo che il pragmatismo della Lega a me fa solo che piacere, non sto dicendo che state, sto dicendo che avete capito che c'era uno spazio, un'opportunità nuova per ricollocarvi e giustamente avete colto questa opportunità. Ha ragione Minzolini, si chiama politica. Io soltanto è una cosa sulla quale non sono d'accordo, l'analisi che fate sulla Meloni, perché voglio dire, mi divide ogni cosa dalla Meloni e ovviamente come sapete più volte mi sono scontrato con lei, però secondo me c'è della lucida intelligenza politica anche in quella scelta, perché avere un partito, uno, all'opposizione e che comunque è in grado di canalizzare una parte di questo umore che comunque c'è, è funzionale. E non è detto che lei oggi fa un'intervista al Messaggero in